Bentornati ragazzi in questo nuovo video qui da Diegub su Inazuma Eleven Victory Road. Oggi continuiamo la serie del rango divino, non lo so nemmeno io come l'ho chiamata questa serie, insomma. Sfidiamo l'Inazuma All Stars, la squadra di Mark Arion e anche il buon Sonny Wright. Ci troviamo qui nello stadio civico Inazuma All Stars contro Inazuma All Stars. Loro sono più forti di me, però io ho i giocatori leggendari, dovete sapere. Everybody say Rio. Una cosa devo dirla, le musiche di questo gioco sono molto carine, tranne l'opening. L'opening mi fa proprio stare male quando la sento. Eccoci qui, classica squadra. Abbiamo portiere invincibile, quindi abbiamo una parata garantita. E loro si presentano con un 4-3-3, con in attacco i tre attaccanti fuoco delle tre serie di Inazuma Eleven. Vai. Calcio d'inizio. Zanark per Axel. In questa partita, dato che c'è Mark in porta, forse sarebbe meglio mettere Gazelle nel secondo tempo. Adesso valutiamo. Asuto subito, attiva la zona, va per Caleb che si guarda intorno, butta giù Asuto e regala una punizione agli avversari. Bene così, bene così subito Caleb. Asuto indietro per Goldi che avanza, ok, si fa recuperare da Bailong. Goldi prova, apre per Nathan che anche lui viene coperto da Bailong, che è onnipresente su quella fascia. Byron ruba palla ad Asuto come veramente se nulla fosse e prosegue. Palla viene recuperata da Nathan che passa ancora ad Asuto. Byron sta facendo un lavoro estremo su quella fascia. Salto temporale pronto, ma noi lo passiamo a Zanark che apre per Bailong, che arriva in fondo per crossare in direzione di Axel che potrebbe rovesciarla. La rovescia! Un bel colpo diretto a Mark, che usa la mano di luce per parare questa rovesciata. E ti posso dire, non serviva. Una prova di forza che assolutamente fa perdere un po' di stile al capitano del Raymond. Qui Caleb riesce a intercettare Asuto. Caleb che potrebbe addirittura sfondare per tirare con una zona micidiale insieme ad Axel e Zanark. Caleb che non ha mai avuto la zona micidiale in nessun gioco di Inazuma Eleven. Al massimo poteva far parte della zona micidiale 2, non... insomma. Mark qui para senza usare nessuna tecnica e gli consumiamo un po' di barra. Lo stiamo deteriorando. Palla di nuovo in direzione di Caleb che recupera Asuto, anzi Arion. Sono troppe cose che accadono in pochissimo tempo in questo gioco. Ok, Bailong sfonda, prova ad aprire in direzione di Zanark con un drago draconiano. Peccato non aver visto l'uragano bianco in questa beta. Però dai, ci rifaremo magari con il gioco finale. Jack che tocca la palla, ma Zanark la sforbiciata in direzione di Mark, che ancora senza tecniche non può fare altro che subire il primo gol di questa partita. Al 24esimo minuto Zanark segna. Per ora è lui il nostro bomber. 3 gol in 2 partite. E tra l'altro difende anche bene. Guarda qua, Zanark contro Nosaka. Nosaka Yuma che viene fermato da Zanark. Impossibile. Ma magari ha il Miximax con Sao. Axel è marcato da JP. Non può passarla. Di nuovo al centro. Anche Asuto si guarda intorno. La passa a Caleb. Caleb che viene fermato con un intervento drastico di Goldi. Attenzione Nathan contro Byron che ha recuperato tantissimi palloni finora. Ultimazione, Byron in area, colpo supremo. Hai mai sentito battere le ali di un angelo, caro Mark Evans? Che scena. Mano di luce V, mano sul cuore, girato. Vediamo se la para.
La para sì. Bene, andiamo all'intervallo sul punteggio di 1-0. Partita per ora abbastanza dominata, 0 tiri da parte dei nostri avversari, 51 possesso palla. Potremmo fare qualche cambio, per esempio mettere Gazelle e anche il mitico che nello scorso video non è riuscito a esprimersi al meglio. Diciamo le cose come stanno. Togliamo anche Gabby e mettiamo Nathan. 4 cambi. Kevin, ripeto, che non si è potuto esprimere nello scorso video. Adesso subentra e chissà che non faccia il botto, come si dice, no? Attenzione, Kevin viene subito saltato, purtroppo. Non dà una buona... non fa una prima buona figura, ecco. Attenzione, Axel si avvicina alla porta, difesa da Mark. Anche la nostra è difesa da Mark, ovviamente. Osaka, viene attivata la luna crescente. Ricorda chiaramente l'alta luna. Attenzione, Jack si mette di fronte al tiro. Direi che non serve pararlo con il muro di roccia. Parata portentosa, tra l'altro, non serviva. Palla per Nathan, no, palla per Victor che la recupera e tira una stoccata micidiale assurda, che funge da passaggio per Axel. Axel l'ha sforbiciata. Muro di roccia. Muro di roccia, lo pariamo. Lo voglio parare, lo sto cliccando io. Non me lo sta facendo usare. Ti prego. No, si è buggato. Mark. Mano di luce V. Non so, Jack ha avuto un momento di incertezza. Voglio dare palla a Nathan. Attenzione a Suto qui sulla fascia. Sprinta e butta a terra JP con un fallo, secondo l'arbitro. Secondo me un po' cornuto. Attiverei anch'io una tecnica tipo portiere invincibile, così tanto a caso, per cambiare quella tecnica in più lì. Shawn. Non arriva palla Shawn. Ci stanno attaccando abbastanza adesso, vedo, eh. Attenzione Jack, però c'è un motivo se lo chiamano il GOAT. Asuto non fa in tempo ad attivare la sorpresa solare. E di nuovo all'attacco. Ci stanno schiacciando. Tornando di fuoco. È un assalto. Li abbiamo presi in giro. Zero tiri, zero tiri. Questo è addirittura un passaggio per Victor. Però abbiamo un sacco, e ripeto, un sacco di punti tecnica. Quindi Jack può usare il suo muro di roccia, che non ferma in realtà. Per Mark questo non è un problema. 23 non ci dà nessuna... non ci dà nessun pensiero. Dai, voglio usare uno scatto repentino. Vai. Shippudash. Bello. Bello. Vai Nathan. Corna di toro. Voglio andare un attimo a prendere... ah, bruttissimo qua JP. Bella vittoria contro Jack. Premo il dribbling. Riesce. Attenzione, devo dribblare ancora una volta. Ah, volevo... ma sai che... no dai, la passiamo a Kevin, che con il Dragon Crash prova a tirare verso la porta di Mark. Diciamo che ci hanno devastato di tiri finora, dobbiamo dirlo. Non mi aspettavo che riuscissero ad attaccare così bene durante il secondo tempo. Bailong qua prende palla. E possiamo passare a Gazelle, che potrebbe tirare con il Northern Impact, con la sfera di ghiaccio in direzione di Kevin, per passarla, per creare un tiro combinato. La sfera del drago. Ma in realtà il Dragon Crash è in ricarica, quindi devo tirare con un tiro potentissimo. Magari una testata, Kevin. No, una sforbiciata. 539. Dovrebbe riuscire a battere anche questa mano di luce con un crittino, magari. No. La partita termina qui. 1-0. Anche in questa partita Kevin non è riuscito a battere il portiere avversario. Però abbiamo vinto, quindi proseguiamo
nella nostra serie. La prossima partita sarà contro l'Alius Academy, Maestri Alius, la squadra più forte del gioco attualmente affrontabile. Quindi voglio il vostro supporto, lasciate un mi piace, rango divino, Maestri Alius nel prossimo video. Poi Diego, per oggi è tutto, noi ovviamente giochiamo a calcio. Ciao ragazzi!